Ma l'obiettivo è di tastare il polso ai nostri tifosi, alla città, alla comunità intera prevalentemente, e comunque di poter far sentire alla società, ai nostri ragazzi, che c'è una comunità vicina alla squadra. Quindi per noi questo deve essere un segnale importante. È un'organizzazione che naturalmente, come ho già detto prima, prescinde da quelle che saranno le decisioni, purtroppo non spettano a noi. L'abbiamo definita campagna di sostegno alla Teramo Calcio piuttosto che di abbonamento, perché c'è il rischio che non si potrà andare allo stadio e di conseguenza seguire le partite attraverso i social o i mezzi di comunicazione che riusciremo a mettere in piedi. Abbiamo presentato il progetto all'assessore allo sport Liris, su indicazioni del presidente Massiglio, che devo ringraziare pubblicamente, perché veramente si è dato da fare, perché vedo che ha avuto una sensazione, un'attenzione alle attività, alla ripresa delle attività normali, quindi insomma cercare di allontanare un po' lo spettro del Covid. Il messaggio fondamentale è questo, no? Tornare un po' piano piano alla normalità. E credo che riaprire gli stadi sia un segnale molto importante, no? Che ci fa ritornare un po' a essere più vicini a quello che era un po' il nostro primo 8 marzo, il famoso 8 marzo. Vedere le partite a porte chiuse è veramente un dramma. Già quando abbiamo visto la partita contro il Napoli è stata veramente un'altra sensazione, ma anche i giocatori hanno stimoli diversi, giocano molto più motivati, hanno più grinta in campo. Cioè, fare una partita a porte chiuse è veramente un dramma, cioè non si capisce neanche se si sta facendo un allenamento o quant'altro, quindi si perde molto della competizione e dell'agonismo e anche del vero valore di una squadra, perché insomma una squadra si motiva molto di più, lo sapete meglio di me, con il coro dei propri tifosi. Io credo che per rispondere alla tua domanda, il presidente Marsiglio si è preso un impegno, cioè mi ha promesso che avrebbe nel giro di un paio di settimane avrebbe dato una risposta. Mi auguro che l'ultimo DPCM, che comunque è uscito esattamente lunedì, firmato, non sia di ostacolo, altrimenti dovremmo aspettare nuovamente il 7 di ottobre prima per poter. Però questo credo che, come ho detto anche prima, sono competenze forse anche della regione, e quindi la regione può decidere anche di dare il via a queste iniziative.